insieme a Volando Dronando andiamo a visitare un meraviglioso sito archeologico che la storia e il tempo hanno fatto arrivare in ottime condizioni fino ai giorni nostri. La Villa Romana del Casale è un edificio abitativo tardo antico, popolarmente definito villa nonostante non abbia i caratteri della villa romana extraurbana quanto piuttosto del palazzo urbano imperiale, i cui resti sono situati a circa 4 km da Piazza Armerina, in Sicilia. Dal 1997 fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il primo assetto museografico si doveva all'architetto Franco Minissi. La scoperta della villa si deve a Gino Vinicio Gentili, che nel 1950 ne intraprese l'esplorazione in seguito alle segnalazioni degli abitanti del posto. Basandosi principalmente sullo stile dei mosaici, lo scopritore datò in un primo momento l'impianto della sontuosa abitazione, sorta su una più antica fattoria, non prima della metà del IV secolo. Successivamente lo stesso studioso assegnò la villa all'età tetrarchica, 285 a 305 d.C. Secondo Ranuccio Bianchi Bandinelli, la villa va datata al primo venticinquennio del IV secolo d.C. Gli esami sulle murature hanno datato la villa e i mosaici stessi a una successione di tempi che va all'incirca dal 320 al 370, come testimoniato anche dalla stessa tecnica di costruzione delle volte in tubi fittili di alcuni ambienti. Tra il V e il VI secolo, la villa fu sottoposta ad un significativo riadattamento. L'area abitativa fu ampliata con superfetazioni e fortificazioni. L'insediamento medievale che ne derivò, chiamato Palatia Oblatea, o Iblatasa, secondo Al-Idrisi, fu poi distrutto, tra il 1160 e il 1161, dal re normanno Guglielmo I il Malo-Atrimoni. Ognuno dei quattro nuclei della villa è disposto secondo un proprio asse direzionale. Tuttavia, tutti gli assi convergono al centro della vasca del peristilio quadrangolare. Nonostante le apparenti asimmetrie planimetriche, la villa sarebbe dunque il frutto di un progetto organico e unitario che, partendo dai modelli correnti nell'edilizia privata del tempo, vi introdusse una serie di variazioni in grado di conferire originalità e straordinaria monumentalità all'intero complesso. L'unità della costruzione è testimoniata anche dalla funzionalità dei percorsi interni e della suddivisione tra parti pubbliche e private. I tempi di costruzione furono inizialmente valutati in un periodo di 50-80 anni, e poi ridotti a circa 5-10 anni. Oggi si tende a credere ad una durata corta dei lavori. La funzione delle sale è quasi sempre suggerita da allusioni nei mosaici pavimentali. La divisione in tre nuclei distinti, anche dal punto di vista degli assi, e materialmente divisi consentiva usi separati, senza il rischio di confusioni o indiscrezioni. La grande funzionalità era legata a un'esasperata ricerca degli effetti prospettici e delle planimetrie con linee curve, soprattutto nelle terme e nel triclinio sud. La successione vestibolo corte nartece aula absidata, già in uso durante l'architettura aulica del Basso Impero, come la Basilica Palatina di Costantino a Treviri, con una notevole intercambiabilità verrà ripresa come impianto delle basiliche cristiane, antica Basilica di San Pietro in Vaticano, e, più tardi, delle moschee arabe. La villa a padiglioni o a nuclei non è una tipologia isolata a Piazza Armerina, ma, oltre ad essere documentata in un'altra villa siciliana presso Noto, ha precise corrispondenze in ville africane e deve il suo modello originario alla villa Adiana di Tivoli. Secondo una prima ipotesi, il proprietario della villa sarebbe stato il tetrarca Massimiano, 285 a 305 d.C., ritiratosi qui dopo la sua abdicazione. Gli studi storici successivi hanno tuttavia dimostrato che Massimiano trascorse in Campania, e non in Sicilia, i suoi ultimi anni. Successivamente il proprietario della villa era stato identificato con l'usurpatore Massenzio, figlio di Massimiano, 305 a 312 d.C. In realtà, nulla lascia intendere che la villa di Piazza Armerina fosse una residenza imperiale. Negli ultimi anni, del resto, gli scavi hanno dimostrato che il possesso di dimore sontuose e con marcato carattere di rappresentanza era un fenomeno molto diffuso e nient'affatto eccezionale nell'alta aristocrazia romana. Inoltre, la lettura delle tematiche dei mosaici li inserisce nel quadro della società aristocratica romana degli inizi del IV secolo, pagana, legata alla tradizione senatoria,
e avversa alla politica di Costantino I. Il fenomeno dell'edilizia monumentale applicata alle ville extraurbane risale al secondo secolo dell'impero e tra gli esempi più spettacolari vi è la villa dei Gordiani sulla via Prenestina, già completata durante il Principato di Commodo, 180 a 191 d.C. La monumentalità della villa del casale di Piazza Armerina quindi non deve sorprendere per la sua maestosità. L'ipotesi attualmente più accreditata identifica il proprietario con una prestigiosa figura dell'età costantiniana, Lucio Aradio Valerio Proculo Populonio, governatore della Sicilia tra il 327 e il 331 d.C. e consol nel 340 d.C. I giochi che aveva organizzato a Roma nel 320 d.C. mentre rivestiva la carica di pretore, furono così fastosi che la loro fama durò per lungo tempo. E forse le raffigurazioni su alcuni mosaici della villa, la grande caccia nel corridoio e i giochi del circo nella palestra delle terme, intendono richiamare questo evento. Abbonati al canale di Volando Dronando per non perdere altri video e per aiutare il canale a crescere.